Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi assieme al massimo esperto in Italia, nonché admin del gruppo Telegram Mobox Italia, che vi lascio giù in descrizione, andremo a comporre il portafoglio ideale con un capitale di 20.000 euro per cercare di trarre il maggior profitto possibile dal nostro investimento. Questo andando ad acquistare dei Momo, che altro non sono che degli NFT, con una particolarità, ovvero possiamo utilizzare questi NFT, questi Momo, per farmare il token nativo della piattaforma. Non soltanto questo, ma è ciò che ci interessa prevalentemente in questo video. Quindi, farmando questo token, possiamo ottenere una vera e propria rendita passiva da questi Momo, da questi NFT. Quindi, più nello specifico, nel video di oggi vedremo quali metriche di valutazione seguire per la scelta del Momo, che è qualcosa di estremamente importante, come impostare il portafoglio, qual è la miglior soluzione per chi dispone di un capitale ridotto e tanto altro nel contenuto di questo video. Inoltre, per chi mi chiede le varie motivazioni del perché di questo investimento, le affronteremo nel video aggiornamento ROAD 200K che uscirà la prossima settimana. Inoltre, ragazzi, se volete un tutorial step by step su come acquistare Momo partendo dalla base, quindi partendo da come impostare MetaMask, scrivete giù nei commenti hashtag tutorial e per chi non è ancora iscritto al canale, chiaramente vi invito ad iscrivervi. Grazie a tutti, ragazzi, e direi di partire. Buona visione. Buonasera Cloud, come stai? Ciao Fra, tutto bene? Grazie dell'invito ancora e niente, siamo qua, siamo pronti. Siamo pronti, ho caricato MetaMask con 20.000 dollari ragazzi, quindi l'obiettivo di oggi per l'appunto sarà acquistare con un capitale di 20.000 dollari dei Momo, seguendo la strategia migliore chiaramente che ci verrà introdotta dal massimo esperto in Italia, appunto, Dr. Farmer. Ecco, io partirei con una domanda: qual è Sì. l'obiettivo e a cosa servono i Momo innanzitutto? Guarda, Fra, allora, innanzitutto l'obiettivo è crearci il miglior asset possibile. I Momo sono appunto il nostro asset, coloro che ci daranno innanzitutto una rendita, che è la cosa per cui tutti noi, ecco, siamo entrati e ci siamo avvicinati a Momox. Una rendita, ma non solo. Ci daranno anche la possibilità appunto di accumulare risorse in qualsiasi gioco della piattaforma e ovviamente ci torneranno utilissimi per le nostre risorse nel Momoverse. Quindi ecco, diciamo che l'hash power che tu in questo momento andrai a creare e poi ovviamente ad upgradare sarà fondamentale per tutte le tue attività di investimento sulla piattaforma, ecco. Ecco, quindi di fatti noi acquistando dei Momo che sostanzialmente sono degli NFT, abbiamo la possibilità, tramite la loro potenza di calcolo, l'hash power, minare dei token. I token in questione sono appunto i token Mbox. Perfetto, quindi direi di buttarci così a capofitto e di vedere un po' quelle che sono anche le metriche di valutazione per la scelta dei Momo. Ok, Francesco, allora partiamo dal tuo capitale, quindi abbiamo 20.000. Su 20.000, allora, dobbiamo un attimino capire di ottimizzare questi 20.000 riuscendo a ottenere il più alto hash power possibile, ovviamente. Questo sarà il primo obiettivo che uno si pone, perché ovviamente con quella cifra lì noi dovremmo andare a produrre il più possibile. Quindi io direi di partire dando un'occhiata al mercato degli epici, perché ovviamente gli epici hanno avuto una forte diminuzione con l'ingresso anche della seconda generazione, con appunto questo calare del prezzo che c'è stato. Quindi se andiamo a vedere praticamente la tabella degli epici nel mercato, vediamo in questo momento innanzitutto che abbiamo circa, allora, vediamo, sì, due pagine di epici, quindi come vedi non c'è quella Grande disponibilità domanda. enorme, ecco. Ok. Allora, ordiniamoli per prezzo, ok, ci siamo. Allora, io comincerei a fare una cernita fra quelli già scartare già quelli che non ci sono utili, tipo i primi due che sono ovviamente fuori budget, ma anche fuori prezzo, secondo me, così. Poi, Chiaro. allora, cominciamo ad analizzare gli altri. Allora, quelli che vedo sono in gran parte generazione 2, il terzo,
quelli diciamo, io ovviamente parto dal principio che ti sto guardando quelli arancioni, ovviamente, perché come spiegavo anche negli scorsi video, sono quelli diciamo con una potenza base più alta, quindi è sempre meglio orientarsi su quelli. Quindi, allora, il terzo è un generazione 2, il quinto e il sesto anche, il settimo è un generazione 1. Allora, che parlo di quello lì col caschino da hockey, lo vedi, il settimo, esattamente quello. Allora, ha una base a 124 e un costo richiesto di 8.999 dollari. Allora, qua ci sono un po' di valutazioni da fare fra. Allora, secondo me la prima cosa che ti devi chiedere è se tu sei una persona che quando approccia gli NFT guarda anche il discorso collezionistico. Perché se guardi al discorso collezionistico, questo ovviamente ci sono solo 50 esemplari di questo, quindi capisci che. E poi la potenza base non è bassa, è un 124, è un livello 1, quindi tu stai facendo un investimento su un qualcosa che ovviamente ha l'hash power basso e tu ti dovrai upgradare col tempo. Però ecco, io sono valutazioni che faccio. Questo Momo ha due punti forza che sono appunto la rarità, che è una generazione 1, e la base che è un 124. Il prezzo 8.900 nel mercato attuale ovviamente è tra virgolette basso, però ovviamente se tu ti guardi a destra e a sinistra vedi che già, cioè tu per esempio guardi il viola a fianco dici sì Claude, però io per 400, 500 dollari in meno c'ho 800 hash power in più, e queste sono valutazioni che ovviamente devi fare. Allora, andiamo avanti. Sotto c'è sempre un livello 1. Io stavo guardando gli arancioni per ora, fra. Allora. Ok, perfetto. Quindi la differenza tra questi colori sostanzialmente è la potenza, per La l'appunto. potenza di base, sì, esattamente. La potenza di base che ovviamente in quelle arancioni è un po' più alta e quindi diciamo che è conveniente puntare su quelli se il prezzo ne vale la pena. Allora, quello Faccio lì che c'è giusto una nell'ultima. piccola parte. Sì, però. Faccio giusto una piccola parentesi per chi ad esempio non è molto pratico di Mobox, di questa piattaforma. Sostanzialmente questo piccone cosa ci indica? Ci indica la potenza di calcolo con la quale noi possiamo appunto andare a, in un certo senso a farmare il token Mbox. Ogni 1000 di hash power corrisponde a 6,21 Mbox giornalieri. Quindi ogni Esatto. 1000 di hash power sostanzialmente equivale a 12 18 dollari quasi di praticamente di rendita. Sì, siamo quasi sui 3 dollari in questo momento, quindi sì, siamo lì. Cioè, quella è la valutazione giusta, ecco. Allora, tornando a noi, ti analizzo l'ultimo in basso da 121, anche lì. Questo è un livello 1, anche c'è un hash power altro, 121. Il prezzo è ottimo secondo me, però anche lì siamo a un livello 1, questo è un generazione 2, se non sbaglio, te lo dico subito, ma non penso di sbagliarmi. Allora, il Mask Raven è un, vediamo, dovrebbe essere un generazione 2, sì, è un generazione 2, sì, esattamente. 95 su 150 vuol dire che ce ne sono 95 ancora in giro nelle casse, quindi ecco, diciamo che come NFT non è tra i più rari, quindi, però ha un prezzo buono e un hash power di base ottimo. Andiamo alla pagina 2, vediamo cosa troviamo nella pagina 2. Ecco, Allora. la prima valutazione che mi verrebbe da fare per l'appunto è che qui abbiamo una differenza di all'incirca 3 punti di hash power e un prezzo di 1999 dollari di differenza. Guarda, ti Quindi, dico una cosa, ad Francesco, occhio, sì. se tu in questo momento avessi solo loro due, io non avrei dubbi, andrei su quell'altro che, come ti ho detto, ha una rarità di 50, un generazione 1, e ovviamente diciamo che secondo me già per essere un generazione 1 vuol dire che ci sono 100, cioè di quelle ce ne sono 50 e di quello sotto 150. Alla lunga queste cose peseranno, capito, Fra? Ok. Quindi sicuramente se dovessi scegliere tra uno di quei due, io andrei direttamente su quello là, anche se c'è una differenza di prezzo. Quindi. Quindi la rarità è molto importante sul lungo A mio termine, parere soprattutto. sì, le persone devono ancora recepire bene questo concetto, però a lungo andare lo capiranno, quando anche questi NFT
diventeranno sempre meno acquisibili, perché ovviamente, cioè, più gente entra, più meno NFT ci saranno a disposizione, quindi ecco, cominceranno a essere appetibili, ecco, vediamo così. Allora, faccio una breve analisi anche sul terzo, Francesco. Il terzo ha un ottimo hash power 2696, ha un livello base che è stato alzato a 202 e che dire, 16.900, diciamo, su un nostro pacchetto di 20K 20K. è un po' tanto, però secondo me possiamo anche fare tutti i nostri calcoli, vedere se con i 20K riusciamo a superare i 2696 di hash power. Una volta che abbiamo fatto tutti i nostri calcoli, noi possiamo dire: ci conviene comprare tutto il resto o comprare questo singolo mammo che ci dà un hash power maggiore? Così, ecco, è un'altra Valutazione. appunto valutazione che le persone devono fare. Quindi, diciamo, sugli epici non, purtroppo oggi non c'è molto da dire perché non vedo grossi affari. Quindi, se sei d'accordo, passiamo. Se hai domande, se no passiamo sui rari. Ok, ho capito perfettamente. Quindi diciamo che è una strategia chiaramente che possono adottare poi coloro che ci stanno ascoltando. Sicuramente è quello di non acquistare subito al No, primo vedi, giorno. io non ti sto facendo acquistare nulla perché prima si fanno tutte le valutazioni tra epici e rari, dopodiché si fanno i conti e poi si acquista. Ecco, inoltre, diciamo che è bene anche considerare di guardare praticamente il mercato per più giorni, magari una settimana, e quindi cercare poi l'opportunità migliore. Sì, io quello lo dico sempre, il mercato, cioè noi oggi lo stiamo facendo in questo modo qui, ma ovviamente il mercato va un attimino studiato e va un attimino approfondito nei giorni. Ovviamente vedrai che nei rari avremo più margine. Qua degli epici, la gente in questo momento gli epici non li dà via. Ok? A meno che se tu vedi sono tutti quasi generazione 2. In Sì. questo momento dare via gli epici è sbagliato. Ecco. Quindi sicuramente troveremo magari ecco, più occasioni nei rari. Margine. Ok, andiamo a vedere i rari. Vediamo, mettiamo sempre così per prezzo. Ok. Allora, ci troviamo i nostri due soliti, lo I primi sceriffo e due. Greyzor, immortali lì davanti, che sono proprio le icone. Allora, cominciamo a valutare questa cosa qui. Allora, innanzitutto, anche qui, tendiamo sempre, se è possibile, sugli arancioni, però qua diciamo che con i rari costa un po' meno portarli ad arancioni perché i rari viola, quello col numerino viola per capirci, se li alziamo a un certo punto si trasformano in arancioni. Quindi qua già diciamo la scelta dell'arancione del viola arancione è un po' meno è un po' incide un po' meno perché comunque ci costerà meno MAC portarli su rispetto agli epici. Ecco, giusta la Ok? definizione di Mac. Sì. Allora, i MAC praticamente sono i cristalli che sono praticamente degli NFT che servono appunto per aumentare il livello base dei Momo. Quindi praticamente voi li potete avere dalle raffle, dalle lotterie, oppure semplicemente nelle rewards dei giochi, tipo Incensi, in Moland Defense e in Block Brawler come premio, riceverete i Mac. Voi questi Mac qua li potete usare tranquillamente, li potete swappare in Hammock se non vi interessano, c'è un cambio, c'è un mercato, li potete vendere nel marketplace dei Mac perché c'è proprio un valore. Attualmente mi sembra che sui 0.13, adesso te lo guardo, 0.16 lo vendono, 0.16, 0.17 vale un Mac. Quindi ecco, se vi servono dei Mac per aumentare il livello, se vi servono dei Mac per i giochi, nei giochi hanno varie utilizzi, cioè per esempio con i Mac ci puoi anche minare, cioè ci mini risorse, quindi il Mac sta diventando un qualcosa che è veramente più utile del semplice aumento di grado dei Momo. Però nel nostro caso, ecco, sappiate che con i Mac potete alzare il valore base dei vostri Momo. Ottimo, le troviamo anche in queste chest. Esatto, sì, le raffle, sì. Perfetto. Nelle lotterie, quelle che dicevo prima, nelle raffle, voi potete partecipare alle raffle e vincete praticamente un tot di Mac. Ok? Ottimo.
Allora, andiamo ad analizzare un po'. Allora, il terzo, 10.000 dollari, 1.374, è enorme come hash power per un raro, questo c'è da dirlo. Livello 1.74, molto alto. Il prezzo è abbastanza alto. Diciamo che è vero, se io lo rapporto all'hash power, ti dico che non è altro, ovviamente, per essere un raro. Allora, proseguiamo. In questa prima pagina, allora, 897 di hash power, 4.999 dollari. Livello base 89. Ok, stiamo parlando del settimo, lo vedi? Ok, Sì. questo qui, secondo me, io per i prezzi a cui sono abituato, potrebbe essere un bel Interessante. investimento interessante. Quindi, sicuramente metto una crocetta rossa su questo che è interessante. Lo valutiamo dopo. Questo dopo, 4.995, 556 base 85. Cos'è il valore aggiunto? Che ci sono quattro gemmine. Quindi per chi che non conoscono che non conosce le gemme servono per aumentare la potenza del vostro personaggio, delle vostre risorse nei giochi. E in più hanno un mercato, quindi voi potreste acquistare il momo in questo momento e poi vendervi le gemme singolarmente. C'è un mercato, potete andarlo a vedere, quindi secondo me questo è un altro da metterci un'altra bella X, perché 556 di hash power, siamo sui 5.000 dollari, sono diciamo dei prezzi che c'è, diciamo dei prezzi di qualche mese fa, però con un hash power un po' più alto, perché sicuramente un hash power 800 qualche mese fa era già a livelli di 8-9 mila dollari, quindi stiamo parlando a livelli alti, quindi stiamo risparmiando sui 3-4 mila dollari di base. Così. Proseguiamo, 4.007 hash power 772, buonissimo. 4.040, vedi, questi qua arancioni secondo me hanno tutti delle ottime potenzialità. Io ti direi di guardare gli arancioni. Quindi Ok. questi quattro qua secondo me sono da valutare tutti e quattro. Proseguiamo. Allora, nella seconda pagina noto sicuramente, vabbè, la cosa che mi balza all'occhio è sicuramente quello da 3.750 con hash power 510, sicuramente è un ottimo prezzo e boh, probabilmente penso che ti farei partire da questo. Stiamo parlando sempre di una base ottima, 76. E poi qua ecco, vedo sì, anche il secondo e il quinto hanno dei buoni hash power. Quindi a mio parere, ecco, partirei sicuramente da questo come base, Francesco. Quindi probabilmente, ecco, è il primo acquisto che farei. Quindi se noi ci mettiamo così, partiamo, ragioniamo da ora. La cosa che uno fa di solito quando decide di acquistare è scegliere il momo, poi andare a vedere ovviamente anche la famiglia, perché tu come ben sai bisogna completare una famiglia. Quindi il passo successivo che io se faccio sempre è andare in collection, andare a beccare praticamente il momo in questione adesso lo troviamo, Singo, eccolo qui. Allora andiamo prima a vedere l'unico quanto ci costa. Allora, il primo ci costa 100 dollari, quindi metti a budget questi 100 dollari. Poi, se vuoi aggiungerlo al carrello direttamente, se hai intenzione di comprarlo, sicuramente così. Lancome ci costa 45, quindi direi che va bene. E il comune ci costa 51, quindi direi che è ottima come famiglia, è un generazione 2, quindi abbiamo diciamo dei prezzi contenuti. Un investimento totale di circa 3.850, 3.900, 3.950, ok, per tutta una famiglia, fra. Ok, 3.950 dollari per tutta una famiglia e Abbiamo considerando un hash che... power, se lo dico, con questo ci crea un hash power di circa 800 Power, quindi direi che è ottimo. Perfetto, quindi ricordiamo che per l'appunto costruendo, formando una famiglia, abbiamo un bonus in quanto ad hash power. Di 300, sì, esattamente. Perfetto, Cloud, quindi ho acquistato tutti i momo necessari per comporre la famiglia, li aggiunti nel carrello e adesso appunto posso procedere all'acquisto. Quindi acquistando Ok. questi momo qui e comprendendo la famiglia ho un costo totale di 3.948 dollari. Vado Ok. avanti.
Ok, la tua cosa è andata, quindi andiamo a vedere il tuo mining camp. Ok, Ed eccole qui. eccole qua. Quindi abbiamo un hash power che dovrebbe andare intorno agli 800, giusto? Esattamente, con 300 di hash power in più. Adesso qua Ok. penso che si debba ancora aggiornare. E debba ancora aggiornare. Allora, intanto facciamo una cosa, Fra, vai in collection subito, che è la cosa così, ok? E andiamo a bloccare la famiglia subito col lucchetto. Così evitiamo. Perfetto. Ok, questo l'abbiamo fatto. Ora direi di tornare nel market, quindi andiamo. Io ripeto, vista la situazione così, vediamo di chiudere queste 5 famiglie di rari e vediamo di riuscire, se fosse possibile, a stare in questa media, che è una media ottima. Perfetto, quindi l'idea per l'appunto, la strategia è quella di acquistare all'incirca un 5 famiglie. Sì, se riusciamo è questa qui perché sicuramente andremo su oltre 4.000 dash power per 20k, direi che è ottimo. Perfetto, quindi Quindi ragazzi adesso diciamo noi... che diciamo, per rimanere su questa cosa, Fra, io ovviamente ti farei valutare un attimino. Allora, sicuramente saremo lì, magari mancherà qualche cosina perché sai poi. Bisogna vedere anche i costi delle alt, degli unici, degli uncommon, però sicuramente quello lì che abbiamo visto da 3.990, lo vedi? Quell'indiano si trova a pagina 2. Allora, ecco, in terzo, lo vedi? Quello lì, Fra, Perfetto. rimaniamo sotto i 4.000 dollari, è un 480, base 58, però più o meno col bonus famiglia andremo sempre sugli 800, quindi sicuramente questo ti consiglierei di prenderlo. Perfetto. Quindi Quindi ragazzi, adesso noi facciamo. completiamo tutte le famiglie e ci vediamo dopo che le abbiamo completate tutte. Perfetto, ragazzi, siamo riusciti a completare le nostre famiglie. Siamo riusciti con un capitale di 20.000 dollari a completare ben 6 famiglie ottenendo un hash power di bonus aggiuntivo, quindi di 1890 per un totale di 4597, che moltiplicato per 6.21 diviso 1000 per 6,21 ci porta ad avere un numero di M-Box farmati per giorno di 28.54. Moltiplicato per il prezzo attuale che è di 3,02 dollari, fa 86,49 dollari al giorno, che moltiplicati per 30 equivale con un investimento, ragazzi, di 20.000 dollari ad ottenere una rendita completamente passiva di 2.594,92 dollari al mese. Sì, diciamo che abbiamo fatto. Allora, fondamentalmente siamo andati sui rari perché abbiamo visto che comunque il mercato degli epici non offriva occasioni, ecco. Abbiamo cercato di puntare appunto a guardare quale dei rari in questo momento ci dava l'hash power più alto, ecco, così. Quindi abbiamo. E poi ovviamente abbiamo dato anche un occhio, confermami, Fra, al fatto di dare un certo valore all'NFT, siamo andati magari su degli NFT che potrebbero prendere valore e in un futuro magari avere la possibilità di rivenderli piuttosto che magari di prenderne uno già a una cifra un po' più alta dove difficilmente ci facciamo profitto, ecco. Esattamente, il punto è proprio quello, che oltre comunque a guadagnare appunto una rendita passiva ogni giorno, in questo caso realmente completamente passiva, in più abbiamo anche diciamo, l'apprezzamento in un certo senso dell'NFT, quindi del momo in questione. E appunto tramite consigli di Cloud, di Dr. Farmer, abbiamo prediletto diciamo, questa strategia qui che ci dà un vantaggio sia in quanto appunto a rendita, che ad apprezzamento dello stesso uomo. Esatto. Adesso poi abbiamo preso anche, diciamo, tipologie di Momo abbastanza diversi, in modo che se poi Francesco appunto deciderà di entrare nel Momo verso avrà diverse tipologie di risorse che può comunque farmare, quindi sarà una scelta sua vedere comunque di utilizzare questi Momo per le risorse. Poi ovviamente il consiglio che vi do sempre è quello di guardare appunto una volta uscito il Momoverse dove conviene tenere questi Momo. Se
valutare se conviene tenerli in questo mining camp oppure portarlo nell'altro mining camp se ritenete di essere attivi nel Monoverse, ecco. Quindi Claudio, cosa ne pensi, insomma, di questa pesca, dai? Ma sicuramente abbiamo ottimizzato tutto quello che potevamo ottimizzare. Sicuramente abbiamo preso degli NFT che, ripeto, un giorno tu potrai benissimo decidere di rivendere e farci un profitto. E sicuramente adesso, nei prossimi giorni, nei prossimi settimane, potrai anche eventualmente, con il profitto che fai, comunque con degli investimenti che deciderai di fare, vedere come si evolve il mercato anche degli epici, perché ovviamente tu, avendo cinque famiglie, come consigliavo io, non so se ti ricordi nei nostri precedenti video, cinque rari, un epico, cinque rari, un epico. Più o meno, se si riesce a viaggiare su quello, sai, con 15 famiglie, tre epici, cominci già ad avere un bell'asset. Quindi sicuramente siamo partiti bene, ecco, il prossimo acquisto deve essere un bel Un epico, ecco, epico. cioè, quindi valuta Ottimo. bene il mercato nei prossimi giorni e Sicuramente valuterò, anche perché ho visto che acquistare questi Momo porta un po' ad avere una sorta di dipendenza, quindi fate eh attenzione, sì, ragazzi. è vero, sì, Ma guarda, ti dico io all'inizio, guarda, quando ho messo il mio investimento, guarda, sono stato un giorno o due, credimi, a dormire veramente poco perché cercavo, a parte che era molto più frenetica, cioè i primi giorni, Francesco, c'era gente che buttava epici e rari dentro perché lì aprivano tantissime casse, quindi appena si trovava un epico, boom, magari ti trovavi gli epici di livello 1 a 30.000 dollari, 40.000 dollari, quindi era molto più frenetica come cosa. pazzesco, quindi anche il prezzo comunque era più alto, diciamo, all'inizio, ma è normale. Sì, Franco, noi lo ricordo sempre, noi compravamo epici da 50, 60 mila dollari, anche 80, e i rari, quelli belli, 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 anche a 15 mila dollari, quindi adesso è tutto un altro market, quindi non si sa come si evolverà, però ecco, è vero che noi abbiamo speso così tanto, ma è anche vero che noi farmavamo delle chiavi, avevamo la possibilità di entrare prima degli altri, comunque l'abbiamo scoperto prima degli altri, quindi Sì, è chiaro. E avete avuto un ritorno. tanti pro e pochi contro, Allora, Doc, prima di concludere, volevo giusto farti una semplice domanda, magari per chi non dispone di determinati capitali, ha un capitale più ridotto, quali sono i consigli che daresti per, diciamo, chi vuole approcciarsi a questa piattaforma? Allora, guarda, Francesco, allora innanzitutto quello che abbiamo fatto noi, appunto, su un capitale di 20K è un qualcosa che ci sta anche sui 10K con i prezzi che abbiamo adesso. Io in questo preciso momento del mercato, ovviamente, per chi ha capitali inferiori ai 5.000, direi di aspettare un attimo, magari, piuttosto di investire sul token, che secondo me non è un qualcosa di sbagliato, magari, sai, ho 5.000, l'investo sul token, vedo come si muove in questi momenti, in questi giorni qua, e poi dopo magari posso fare questo lavoro che hai fatto tu oggi con un capitale magari maggiore. Però diciamo così, che comunque chi ha meno capitale è importante sempre chiudere le famiglie perché avete bonus di hash power gratis, quindi ottimizzare sempre l'hash power rispetto al prezzo. Quindi fatevi i vostri calcoli, provate tutte le varie combinazioni e ecco, con 10K io penso che sì, arrivare anche a tre famiglie è possibile oggi. Quindi Sì, cercate considerando che appunto. comunque una famiglia può costare anche all'incirca 3.500 dollari, quindi diciamo con 10.000 dollari si possono fare tranquillamente Sì, tre famiglie. assolutamente, ma poi capitano anche delle occasioni, magari uno c'ha veramente 10K e come è capitato a me qualche settimana fa, io l'ho detto anche nel gruppo, è uscito un epico da 7.600 dollari, quasi 2.000 hash power, capito? Magari se vi capitano quelle occasioni lì, io è vero che state spendendo 10, magari arriva uno che è la prima volta che investe 10.000 e ha un po' di timore reverenziale di spendere tutti quei soldi lì, però se vi capitano queste cose, cioè ecco, non me lasciate scappare, cioè non abbiate paura anche di spendere 10.000 dollari per un singolo NFT, se ne vale la pena, perché comunque 2.000 dash power a oggi Sono una rendita. sono 12 unbox al giorno, quindi cioè
anche se vi sembra strano spendere in un unico NFT, è comunque profittevole. Sì, in percentuale comunque dovremmo essere più di un 100% di API annuo. Tieni presente che siamo al floor, quindi cioè noi stiamo facendo. E poi è vero che c'è un halving adesso, quindi dovremmo anche vedere un attimino come si assesterà il prezzo. Però sono valutazioni che dovremmo fare subito dopo l'halving, a distanza da un mese più o meno, quindi quando riusciremo ad avere un qualcosa di definito. Un Quindi quadro più ecco, completo. esatto. Quindi ripeto, sono comunque rendite ottime e soprattutto su una piattaforma stabile e che ha veramente alle spalle tante cose, tante persone comunque. Poi adesso il token vedo che sta facendo i movimenti superato i 3 dollari, quindi Esatto, sì. quando riusciremo ad aggiungere la nostra zona di comfort, che sono i 4 dollari, quelli soliti, così da lì si può arrivare ovunque, ragazzi. Bene ragazzi, quindi siamo riusciti a completare un po' questa missione in un certo senso con la piattaforma Mobox. Adesso vedremo nel corso dei mesi quanto ci renderanno tutte queste famiglie. Già un'idea ce la siamo fatta con il prezzo attuale. E nulla che dire, Doc, non hai idea, ti devo davvero fare una statua. Mi hai aiutato tantissimo. Assolutamente, e chiaramente se siamo riusciti a raggiungere determinati risultati è merito proprio delle tue competenze, della tua conoscenza, Ringrazio e anche te quindi per il supporto che hai dato alla community. Cioè, ti ringrazio a nome di tutto il canale. Ci sono molti ragazzi che sono entrati grazie a te, grazie a quando hai iniziato a fare i video su Mobox, hai fatto conoscere la piattaforma un sacco di gente. Quindi ti giro i ringraziamenti, ecco. è stato assolutamente un onore e un grandissimo piacere. Quindi, che dire, grazie ancora Doc, ci vediamo prossimamente con una nuova live e con dei nuovi contenuti su questa fantastica piattaforma. Ciao ragazzi. Direttamente nel Momoverse. Esattamente, direttamente nel Mover. Ciao Ciao a ragazzi, tutti. ciao Doc, Ciao. grazie mille.